Ok, riprendiamo la parte introduttiva alla geometria euclidea e la lezione precedente eravamo arrivati a definire segmenti e una successione tra segmenti diversi. In particolare abbiamo visto che per il segmento intendiamo l'insieme dei punti che troviamo su una retta, R. Prendiamo due punti diversi, A e B. Possiamo fissare, ricordate quando abbiamo fatto le relazioni d'ordine, ok? Possiamo anche qui inserire una relazione d'ordine sulla retta, dicendo per esempio che A precede B. Questo lo leggiamo non minore, ma precede, cioè viene prima, quindi vado da A a B, quindi fisso, se volete, un verso di percorrenza sulla retta, ok? Detto questo, chiamo segmento AB l'insieme di tutti i punti P appartenenti alla retta R, tali che A preceda P che precede B, inclusi gli estremi. Quindi tutti i punti che seguono A e precedono B. Tecnicamente, il segmento AB è l'insieme di tutti questi punti. Ok? Tutto chiaro? Estremi inclusi. A e B prendono nome di estremi. Tutti i punti del segmento esclusi gli estremi li chiamo segmenti, punti interni. Ok? Due segmenti tra di loro possono essere in... Posso andare avanti? In relazioni molto diverse, per esempio, se ho il segmento AB e questo CD, tra di loro non hanno nessun punto in comune. In questo caso, AB intersecato a CD è l'insieme vuoto. Ok? Oppure possono avere in comune un punto qualsiasi che non sia l'estremo. In questo caso, per esempio, fatemi disegnare quest'altra situazione. In questo caso AB intersecato a CD mi dà, chiamiamolo punto P. Ok? Se, attenzione, se due segmenti AB e BC hanno in comune l'estremo, quindi AB intersecato a BC è l'estremo B, in comune ai due, e hanno solo quel punto in comune, allora si chiamano consecutivi. A, B e CD sono consecutivi, che è un modo un pochettino altisonante di dire che uno sta dietro l'altro, uno segue l'altro se preferite, è detto terra terra. Però in geometria, come matematica, come in qualunque ambito scientifico, è importante definire, cioè utilizzare le parole che abbiano un ben preciso significato. Attenzione a non confondere il significato delle parole nella lingua di tutti i giorni con quello che hanno in un particolare ambito, cioè il lessico specifico della materia. C'è una domanda? E la B sarebbe la B di AB, equivale a come se fosse la D di Questo CD. punto è questo qui. Ma come Scusami, se fosse la ho D? scritto male io, scusami, sì. A, E come se A, fosse la D di B e CD? BC sono consecutivi, certo. I due segmenti sono AB e BC. E tra di loro sono consecutivi perché? Perché hanno un estremo in comune. Ok? Altra, questa è una definizione, altro caso importante. Se AB e BC sono consecutivi, e inoltre E, A, B e
e ci appartengono alla stessa retta R, cioè sono allineati, allora i due segmenti AB e BC si dicono adiacenti. Quindi, morale della favola, due segmenti sono adiacenti se sono consecutivi, ok, e appartengono alla stessa retta. Ok? Quindi mi trovo in una situazione di questo tipo, ho la retta, qui ho A, B e C. Quindi ho i due segmenti, fatemi indicare uno in rosso che è questo. L'altro in verde, toh, che è questo, e hanno l'estremo B in comune. Ok? Attenzione però, questa è la retta R. Nota bene, se considero questi due segmenti, qui ho AB e qui ho BC, questo segmento, di nuovo fatemelo indicare con il rosso, questo segmento AB e quest'altro BC sono consecutivi? Questi due segmenti disegnati in questa figura, qui non so se la vedi bene, sono consecutivi? Sì, no, non so. No. Perché? Perché, ripeto, due segmenti sono consecutivi se hanno solo un estremo in comune. Qui AB e BC hanno tutto BC in comune. Questi non sono consecutivi né adiacenti per ovvi motivi. Perché? Perché se metto, se interseco AB con BC, non trovo solo B, trovo tutto BC. Certo. Mentre due segmenti per essere adiacenti devono essere consecutivi. E per essere consecutivi devono avere solo un estremo in comune. Solo un punto. Mentre gli altri, questi due, hanno tutta la parte BC in comune. Ok? D'accordo? Altre domande? Se anziché avere due segmenti ne ho diversi, immaginate di prendere diversi segmenti, attenzione, ho AB, BC, CD. E che ne so, DE. Allora, qui ho diversi segmenti a due consecutivi, cioè immaginiamo che A sia il primo estremo del primo segmento, il secondo segmento ha in comune quel precedente solo un estremo e così via per tutti gli altri. Quando ho una situazione così, dico che ho formato una poligonale. Okay. Quindi ho una successione di segmenti, ciascuno consecutivo al precedente e al successivo, attenzione, ma non adiacenti. Non adiacenti. Dimmi. Quindi gli adiacenti devono essere consecutivi e devono stare sulla stessa retta. Bravo, esattamente. Una poligonale è fatta da una successione di segmenti dove ciascuno è consecutivo al precedente e al successivo, cioè in comune gli estremi con del precedente. Okay? Un solo estremo per volta, d'accordo? Quindi questa è una poligonale. Nota bene, se ho una situazione così, A, B, C e D,
D, questa non è una poligonale. Ok? Per quale ragione? Perché c'è il segmento AB ha in comune l'estremo B con due segmenti diversi. Ok? Questa invece è una poligonale, A, B, C e D. Perché? Perché è vero che D e C e AB hanno in comune un punto che non è un estremo, però ciascuno dei segmenti, dei tre segmenti della nostra poligonale, ha in comune quel precedente solo e quel successivo solo un estremo. AB e CD non sono uno consecutivo dell'altro. Questa è una poligonale intrecciata. Ho una poligonale intrecciata quando ho una coppia di segmenti che hanno in comune un punto che non è un estremo. Questa, ripeto, è una poligonale intrecciata. Non solo, ma è anche aperta, cioè non è chiusa. Quando è che una poligonale chiusa? Quando il primo estremo del primo segmento coincide con l'ultimo estremo dell'ultimo segmento. Faccio un esempio: A, B, C, D, E. Questa è una poligonale chiusa. A ed E coincidono. Ok? Ci sono domande? Posso avere poligonali intrecciate, chiuse e aperte, oppure non intrecciate, chiuse e aperte. Attenzione a questa proprietà importante. Immaginate, scusatemi, quando ho una poligonale non intrecciata chiusa, ho un poligono. Un poligono è una figura geometrica formata da tutti i punti che costituiscono una poligonale non intrecciata chiusa. E da tutti i punti interni alla figura. Quindi, per esempio, questo è un poligono. Questo si muove con A, B, e ancora A. Ok. È un poligono. Ciascuno dei segmenti prende il nome di lato del poligono. Ciascuno degli estremi prende il nome di vertice del poligono. Quindi questo poligono ha 5 vertici. No, 4 vertici, scusate. E 4 lati. D'accordo? I segmenti, prego. Poi in questo caso è inutile. A dovrebbe coincidere con A, Sì. Sì, però è alla fine del poligono non si diamo nome a diamo un solo nome al vertice. Non c'è non necessario darne due. Altre domande? Le
lati del poligono sono i segmenti che costituiscono la poligonale, ok? E quindi i vari lati hanno in comune a 2 e 2 un solo vertice. I segmenti che formo, fatemi disegnare in blu, congiungendo vertici che appartengono a lati diversi, in questo caso non dello stesso lato, si chiamano diagonali. Fatemelo scrivere meglio. Diagonali sono segmenti che formo congiungendo vertici non appartenenti allo stesso lato. Okay? Quindi qui in questo caso ne ho due, ho AC e BD. Ok? Viceversa, questo posso disegnarlo in viola, ecco. Se unisco punti appartenenti a lati diversi, per esempio questo e questo, ho un segmento che chiamo corda. La corda è un segmento che unisce punti appartenenti a lati diversi. Ok? Se volete, in questo senso, la diagonale è una corda particolare, la corda che congiunge estremi o vertici di lati diversi. Ok, attenzione. Se ho un poligono con n vertici, quante diagonali posso tracciare? Ahimè no. Ahimè no. Ahimè no. Allora, prego. Torniamo al caso di prima. Anzi, mettiamo un lato in più. No. A, B, C, D, E. Qui abbiamo n uguale a 5 lati, quindi 5 vertici. Per ciascun vertice posso tracciare tante diagonali, quindi n diagonali, numero dei vertici, però devo togliere quanti? Devo togliere questo perché E appartiene allo stesso lato di A e devo togliere anche questo. Quindi da A ho n-3 diagonali possibili, perché vado da A a D e da A a C. Quindi 5-3 fa 2, ne traccio 2. Ok? Ma questo vale per ogni vertice. Quindi devo moltiplicare questo per n. Però se faccio così, a D la conto due volte, la conto una volta per A, una volta per D. Quindi devo dividere questo per 2. Quindi se ho n vertici o n lati, scusate, non ho lì, n vertici, ho n per n-3 mezzi diagonali. Proviamo nel caso del triangolo, per esempio, ho 0 diagonali, perché n-3 fa 0. Se ho il quadrato, ho n-3, in questo caso fa 1, quindi 1 per 4 diviso 2 fa 2, 2 diagonali in un quadrilatero. In un pentagono, 5 lati, ho 5 per 5-3 che fa 2 diviso 2, quindi ho 5 diagonali e così via. Ok?
Tutto chiaro? Molto bene. Torniamo ancora sui nostri poligoni e fatemi disegnare qui, che ne so. Uno strano quadrilatero, ma comunque sempre un quadrilatero, è A, B, C e D. Come faccio a sapere, a definire tutti i punti interni e i punti esterni a questa figura geometrica? Questo è un poligono. Allora, dico la seguente cosa: se prendo un punto, chiamiamolo P, in questa posizione, e prendo un punto Q in questa posizione, i due punti appartengono uno all'interno e uno all'esterno, se il segmento PQ, intersecato con la poligonale A, B, C, D e ancora A, dà come risultato un punto, chiamiamolo R. Quindi se interseco il segmento che congiunge P e Q con la poligonale che definisce il poligono e trovo un punto, quindi l'intersezione non è vuota, allora ne deduco che i due estremi P e Q sono uno interno e l'altro esterno. Ok? Se viceversa P e Q fossero congiunti da un segmento che non interseca la poligonale, sarebbero tutti e due interni o tutti e due esterni. Ok? Dimmi. Se P e Q fossero sullo stesso segmento CB, sarebbero interni e esterni. In quel caso il bordo, cioè il perimetro, si considera facente parte della figura. Cioè la nostra figura è fatta dal perimetro, cioè dalla poligonale, più da tutti i punti interni. Ok? Attenzione ancora una cosa, questa è una proprietà importante. Se qualunque coppia P e Q appartenente al poligono, quindi interna o sul bordo, è tale che il segmento PQ è tutto interamente interno al poligono per qualunque coppia di P e di Q, allora dico che il poligono è convesso. Facciamo un esempio. In questo caso A, B, C e D, qualunque coppia di punti io prenda, indifferente dove li metto, tutti i punti che congiungono P e Q sono interni al poligono, indipendentemente da dove li metto. Allora il poligono si chiama convesso. Viceversa, attenzione, se ho una figura come questa, A, B, C e D, questo è un poligono, ma non è convesso, è concavo. Perché? Perché esiste una coppia di punti, e qui me ne manca una, B, scusate, ne ho saltato uno, C, D, E. Se prendo P in questa posizione e Q in questa, questa parte del segmento è esterna. Quindi il segmento PQ non è completamente contenuto nel poligono.
In questo caso parlo di poligono o figura geometrica, se volete, concava. Posso definire la concavità anche in un altro modo. Immaginate di prendere, fatemela disegnare, ecco, in rosso, la retta definita da uno qualunque dei lati. Se per qualunque lato io consideri la retta che si dice è sostegno di quel lato, cioè la retta a cui quel lato appartiene, definisce due parti di piano e tutta la nostra figura sta nella stessa parte di piano, allora parlo di figura convessa. Se invece c'è almeno un lato, qui fatemi mettere la retta in boh, verde, dai, per esempio il lato BC, questa retta. Vedete che rispetto a questa retta, la nostra figura geometrica, il nostro poligono, sta parte da un lato della retta, parte dall'altro. In questo caso, se questo succede anche per un solo lato, parlo di figura concava. Ok? Le due definizioni sono equivalenti. Il vostro testo preferisce quella del segmento tutto interno oppure non interno. D'accordo? Non mi ricordo se l'altra volta avevamo parlato anche di semipiani. No. Allora, attenzione, semipiano. È l'analogo della semiretta, ma per il piano. Vi ricordate, la semiretta è ciascuna delle due parti di retta definita da un punto qualunque che sta sulla retta. Se ho una retta nel piano, okay. Qui ovviamente continua da questa parte e da questa. La retta nel piano definisce due parti di piano, chiamiamole alfa e beta, okay? E ciascuna delle due parti di piano si chiama semipiano. Intendiamo per semipiano ciascuna delle due parti di piano individuate da una qualunque retta del piano. La retta prende il nome di origine di ciascuno dei due semipiani. D'accordo? Anche in questo caso, come faccio a sapere se due punti appartengono allo stesso semipiano o no? Beh, se ho due punti di questo tipo e li unisco con un segmento, se il segmento interseca la retta, i due punti stanno in semipiani opposti. Se invece ho punti uniti da un segmento che non interseca l'origine dei due semipiani, allora i due punti appartengono allo stesso semipiano. L'origine dell'intera retta, esatto. Ok? E normalmente l'origine non fa parte né di un semipiano né dell'altro. D'accordo? La retta divide semipiani in due semipiani e la considero il limite o il confine dei due semipiani. Ok? Quanto tempo ce la facciamo? Un altro concetto importante che riusciamo a vedere oggi, credo, ne abbiamo visto il concetto di spezzata di poligonale di poligono come figura geometrica con diagonali e corde. I poligoni li abbiamo suddivisi in concavi e convessi. Ok, abbiamo visto il semipiano. Adesso vediamo un'altra grandezza che ricorrerà molto spesso, per definire la quale utilizziamo le semirette. Se prendo due semirette aventi la stessa origine, O,
Quindi, per esempio, questa OA e OB. Queste due semirette definiscono due parti di piano diverse. Se volete, analogo come abbiamo fatto prima con la retta. Ciascuna delle due parti di piano prende il nome di angolo. Gli angoli normalmente vengono indicati dalle lettere greche minuscole. Questo chiamiamolo alfa, questo chiamiamolo beta. Uno dei due angoli alfa è convesso, l'altro è concavo. Ripeto, cos'è un angolo? Un angolo è una figura geometrica definita in questo modo. Se prendo due semirette aventi la stessa origine, chiamo angolo ciascuna delle due parti di piano individuate da queste due semirette. Ok? Se nota bene, se le due semirette sono opposte, cioè appartengono alla stessa retta, in realtà, questo è O, qui OA e qui OB, i due angoli indicati, individuati in quella maniera, si chiamano angoli piatti. Se in caso semplice, se altro caso estremo, le due semirette invece vanno a coincidere, altro caso particolare, qui ho sia A che B, allora i due angoli alfa non posso neanche disegnarlo, l'altro è beta, uno dei due angoli è l'angolo nullo, l'altro è l'angolo giro. Chiaro? Parleremo anche più avanti della misura dei segmenti, per adesso, visto che ci troviamo, diamo anche una convenzione sulla misura degli angoli. Per convenzione, l'angolo nullo ha un numero semplice, 0, fatemi fare con la barra per non confondere con la O, gradi, e l'angolo giro ha un'ampiezza di 360 gradi. Il motivo di questa unità è puramente storico. Ok? 0 e 360 sono legati al sistema di misura attorno al 3000 a.C. nell'area mesopotamica. Usavano il sistema sessagesimale, quindi 60 in 60. Perché? Perché era molto più facile lavorare con le frazioni. 60 ha molti divisori, mentre 10 ne ha pochi. D'accordo? È un motivo puramente storico. C'è un altro modo di misurare gli angoli, che però vedremo più avanti, che è quello in radianti. Che useremo, viene usato perché? Perché ha grandi applicazioni anche in fisica soprattutto. Però questo lo vedremo a tempo debito più avanti. Ok? Se torniamo un secondo, se tutto chiaro fin qui, torniamo un secondo ai poligoni. Fatemi disegnare un poligono. A, B, C, D, eccetera. Oltre ai suoi lati, un poligono è caratterizzato anche da degli angoli. Okay? Immaginate ciascun vertice del nostro poligono e i lati come le semirette che definiscono gli angoli. Ciascun poligono quindi ha in ogni vertice un angolo interno.
Normalmente gli si dà il nome greco corrispondente alla lettera greca latina maiuscola, quindi questo è l'angolo alfa, questo è l'angolo beta, questo è l'angolo gamma, questo è l'angolo delta. Ok? Angoli interni. Così come avevamo definito per i segmenti, posso avere angoli che tra di loro stanno in relazioni particolari. Attenzione. Immaginate due angoli disposti in questa maniera. Qui ho il nostro punto O, qui ho un lato A, qui l'altra semiretta B. E qui ho un'altra semiretta C. Quindi ho tre semirette, tutte aventi la stessa origine. Ora, il lato AOB, chiamiamolo alfa, e il lato BOC, chiamiamolo beta, hanno in comune solo la semiretta OB. Ok? In questo caso si dice che l'angolo alfa, cioè posso indicarlo anche in questo modo, la semiretta, il vertice e l'altra semiretta, e l'angolo beta, quindi B, O, C, sono consecutivi. Quando sono consecutivi? Quando hanno in comune o se preferite sono definiti da una stessa semiretta. O se preferite lato dell'angolo. E solo quella. Ok? Mi spiego meglio. Se prendiamo la figura di prima, e considero non solo gli angoli alfa e beta, ma anche quest'angolo gamma, per gamma intendiamo A, O, C, allora gamma, tutto questo angolo e alfa non sono consecutivi, perché hanno in comune non solo una semiretta, ma tutta questa parte di piano. Ok, mi spiego meglio, gamma non è consecutivo né ad alfa o a beta. Ok, due angoli sono consecutivi se hanno in comune tutta e sola una semiretta. Quindi alfa e beta come prima erano consecutivi perché hanno in comune solo la semiretta B, l'unica parte che hanno in comune. Mentre gamma, che è tutto questo, fatemelo disegnare, che ne so, in verde, quest'angolo, ha in comune con alfa, che è questo, tutto l'angolo alfa. Non solo la semiretta OA o OB, quindi non sono consecutivi. Ok? Ultimissima cosa per oggi: se ho due angoli consecutivi tali che le due rette non in comune sono opposte, allora parlo di angoli adiacenti. Quindi, per esempio, e poi chiudo. Prendiamo questo all'origine O, qui abbiamo la semiretta A, qui c'è la semiretta B e la semiretta C è opposta da, allora quest'angolo e quest'angolo, alfa e beta, si dicono adiacenti, perché sono consecutivi in quanto hanno il lato OB in comune. E hanno i due lati non in comune, uno opposto all'altro.
D'accordo? Attenzione, prima proprietà importante, se ho angoli adiacenti, allora la loro somma è l'angolo piatto. Ogni coppia di angoli adiacenti dà come somma un angolo piatto. Ok? Per oggi ci fermiamo qui.